Una bella novità, macchine che riciclano la plastica e che accreditano un bonus per comprare i biglietti dell'autobus. Dovrebbero fare questo i nuovi ecocompattatori di bottiglie di plastica forniti dal consorzio Coripet e installati solo 2 giorni fa nelle metropolitane di Piramide, San Giovanni e Cipro. 24 ore di funzionamento e già tutte e 3 le macchine si sono bloccate più di una volta. A San Giovanni, in sole 3 ore dalla mattinata, la macchina, che ricicla le bottiglie valutandole 0,5 centesimi l'una per accreditarli su un portafoglio elettronico con cui, raggiunta la cifra di 30 bottiglie, si può acquistare gratis un biglietto di ATAC per il trasporto pubblico, si è bloccata già 3 volte. La prima ha richiesto l'intervento del tecnico, la seconda è stata sventata dalla prontezza di un dipendente ATAC che ha staccato la spina e riavviato il compattatore, mentre la terza è avvenuta davanti agli occhi delle nostre telecamere, lasciando le 2 signore presenti non a mani vuote come avrebbero sperato, ma con una busta piena di bottiglie da riciclare, da riportarsi indietro a casa. Stessa sorte per un altro signore che, giunto di mattina presto con una grossa quantità di bottiglie, non ha potuto far altro che arrendersi e gettarle nei cestini del riciclaggio. Guasti che potrebbero essere dovuti all'errato inserimento delle bottiglie. Ma come si legge su una targhetta posta sopra il macchinario, l'ecocompattatore non dovrebbe in primis accettare bottiglie senza etichetta o così schiacciate da rendere impossibile ai raggi della macchina di leggere il codice a barre. Invece la macchina le prende. 1, 2, 3, 4. Poi, alla quinta bottiglia, che parrebbe idonea ad essere accettata, ecco comparire l'odiato messaggio di errore. Sportello bloccato, rivolgersi al personale addetto. Peccato che di personale addetto nei dintorni non ce ne sia e che il tecnico preposto al corretto funzionamento sembri essere solo uno. Era qui sino a 15 minuti fa, ci dice il dipendente ATAC improvvisatosi assistente dei malcapitati fruitori dell'ecocompattatore. Poi è dovuto scappare a Piramide, anche lì si è bloccata. Che le cose richiedano un rodaggio è comprensibile, lo diventa meno quando si parla di sistemi ormai collaudati e utilizzati da anni non solo in Italia, ma in particolare all'estero e nel nord Europa, dove da molto tempo si paga una sovrattassa sulle bottiglie che viene poi ridata indietro con il riciclaggio dei vuoti a rendere. Da noi, più che una tassa, dovrebbe essere più che altro una buona prassi lasciata al libero arbitrio dei cittadini. Peccato invece che sembrerebbe essere delegata a libero arbitrio degli ecocompattatori.